Minacciata di morte la deputata PD Alessia Morani. Elezioni, presentati i candidati marchigiani del PD. Vaiolo delle scimmie, vaccino a breve disponibile nelle Marche. Da Cagli alla Francia il viaggio in sella di due muli. Dal 9 all'11 settembre torna il Brodetto Fest di Fano. Una buona serata cari amici e amiche di Rossini TV per questa nuova edizione del nostro telegiornale di venerdì 26 di agosto, che apriamo con la notizia delle minacce apparse quest'oggi sul Monte Nerone nei confronti della deputata del PD Alessia Morani. Uno spray blu usato su un piazzale per scrivere Alessia Morani PD muori. L'ex sottosegretario di Macerata Feltre, candidata nelle Marche nel collegio plurinominale alla Camera, ha deciso di sporgere denuncia. «Non mi faccio intimidire e continuerò a fare la campagna elettorale come ho sempre fatto. Parole d'odio portano azioni violente». Queste le parole di Alessia Morani. E soffermiamoci ancora sulla politica con la presentazione dei candidati ieri ad Ancona del PD Marche per le prossime elezioni politiche. Vediamo il primo servizio. Una squadra formata da 12 nomi, nomi dai quali il PD vuole partire per invertire l'andamento dei sondaggi che sembrano momentaneamente affondare il centro-sinistra marchigiano. È avvenuta ieri ad Ancona la presentazione dei candidati del PD Marche alle prossime elezioni politiche, nelle liste uninominali e proporzionali di Camera e Senato. Plurinominali che sembrano strizzare l'occhio ai democratici con posti sicuri per Lo Sacco, Manzi e Curti, ma la preoccupazione più grande sembrerebbe arrivare dalle liste uninominali, con la candidatura nella provincia di Pesaro Urbino per il centro-sinistra di Giordano Masini di Più Europa. Quella che abbiamo messo in campo è una squadra dal mio punto di vista estremamente competitiva, che raccoglie le migliori esperienze sia interne al partito e alla politica sia della società civile. Ci sono esperienze importanti del civismo, penso al rettore dell'Università di Camerino, penso alla presidente della CIA e anche a Marco Bentivogli. È una squadra che sicuramente si farà vedere e che riuscirà a ben rappresentare il nostro programma, il programma della coalizione Italia Democratica Progressista. E qui vedo una grande contraddizione però, si parte dalle Marche dicendo che la giunta regionale a Paroli è una giunta modello e poi però si svuota questa giunta e ben quattro candidati provengono dalle file della giunta regionale. Io credo che una giunta appena partita, tutto sommato appena due anni, che già cede il passo per occupare i posti a Roma, insomma, non è sicuramente un bel segnale né per le Marche né per il partito che decide di fare questa scelta. Noi partiamo da un programma possibile, un patto di lealtà con i cittadini. Anche ieri Draghi ha bacchettato i programmi meno realizzabili. L'Italia ha bisogno di avere certezze. Il nostro programma è un programma assolutamente fattibile dal giorno dopo. E questo credo che gli elettori lo premieranno. Quello che il centrodestra chiama il modello Marche, che in realtà è un modello piuttosto medievale, in cui le donne non hanno i diritti, gli viene negata la loro autodeterminazione, per cui formalmente si dice che si rispetta la legge 194, contemporaneamente si inseriscono tutta una serie di ostacoli perché non sia esigibile per le donne. Questo significa tornare di più di 50 anni indietro, non riconoscere quella che è la realtà, e questo in un contesto in cui la destra a livello regionale aveva vinto le elezioni con promesse di migliorare i servizi sanitari. In realtà se guardiamo le liste di attesa per qualsiasi prestazione sanitaria sono aumentate, si sono indebolite tutte le strutture di sanità territoriale, dalle USCA alle guardie mediche, e in questo periodo di pandemia lo abbiamo visto anche in termini di dati, come il sistema sanitario delle Marche rischia di essere più fallace.
Terza notizia di politica che arriva a seguito delle dimissioni presentate questa mattina dal vice sindaco di Urbino, Massimo Guidi. Decisione presa a seguito della mancanza di fiducia nei suoi confronti da parte del sindaco Gambini e del resto della giunta comunale, a causa della sua adesione ad Azione, partito in opposizione a quello a cui aderiva. Una mancanza di fiducia del sindaco Gambini è arrivata dopo aver fondato insieme a Guidi la lista civica nel 2009 e che li ha portati al governo della città ducale nel 2014 e alla riconferma nel 2019. E nelle Marche inizieranno nei prossimi giorni le vaccinazioni al vaiolo delle scimmie. La vaccinazione avverrà su base volontaria ed è consigliata ai soggetti più deboli e più a rischio di contagio, che avviene prevalentemente per via sessuale. Le prime 160 fiale saranno a breve ritirate presso il deposito nazionale. Il Ministero della Salute ha individuato le prime due categorie ad alto rischio, alle quali potrà essere offerta la vaccinazione. Personale di laboratorio con possibile esposizione diretta al virus e persone delle categorie di rischio. È prevista la somministrazione di due dosi di vaccino INEOS e tra la prima e la seconda dovrà intercorrere un intervallo di almeno 28 giorni. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare gli ambulatori PrEP e i centri HIV. Sicurezza e controllo. Sono queste le due parole chiave che stanno contraddistinguendo l'azienda Vigilar, leader nel settore della sicurezza da 22 anni, come ci spiega il suo titolare Alessandro Giuliani in questa intervista. La nostra è un'attività ordinaria, nel senso che è incrementata il numero di clienti, quindi abbiamo installato più di 400 nuovi impianti presso attività commerciali o abitazioni private collegate con la nostra centrale operativa, a cui forniamo un servizio di pronto intervento con una guardia giurata nel caso in cui scatta l'allarme. Quindi sono 400 nuovi clienti in più che si aggiungono ai già oltre 2000. Diciamo che la percentuale di furti non ha ancora raggiunti i livelli pre-Covid, dove c'è stato un azzeramento totale ovviamente. C'è stato qualche tentativo di intrusione, però sempre sventato dalle nostre guardie giurate. La tecnologia è molto importante, per cui installiamo impianti di allarme di ultima generazione con fotocamera a bordo sui sensori, per cui quando c'è un'intrusione si vede chi è entrato, per cui la centrale operativa riesce a rendersi conto se è un falso allarme piuttosto che un allarme vero. E soprattutto con i tempi di reazione riusciamo a garantire un pronto intervento nel giro di meno di 15 minuti. Da due anni vi siete estesi anche a Rimini, tante operazioni, tanti servizi offerti anche in una provincia al di fuori delle Marche. Quest'anno in particolar modo siamo entrati in maniera abbastanza numericamente importante, abbiamo messo 25 persone in più sulla sola provincia di Rimini, dove abbiamo messo 4 persone sui quad che fanno la vigilanza su tutte le spiagge dal bagno 1 al bagno 150, quindi dal porto di Rimini fino a Miramare, i confini con Riccione, e 8 guardie sui viale Ceccarini, viale Dante a Riccione, di cui 4 in scooter e 4 a piedi. Oltre a vari servizi sulla spiaggia dove ci sono i nostri operatori, ogni tot di spiagge c'è un nostro operatore che garantisce la sicurezza e che non venga asportato nulla o danneggiato niente nello stabilimento balneare. In più abbiamo una persona alla stazione di Rimini che controlla un antimbrattamento su un treno che va in Austria. In Romagna è abbastanza movimentata, nel senso che tutte le notti o risse o furti o tentate rapine, c'è parecchia gente, c'è la voglia di dopo due anni di fermo di uscire, divertirsi, trasgredire. In più soprattutto Riccione piuttosto che Rimini è una meta di baby gang, cioè ragazzini che vengono per bere e fare danno, per cui il nostro intervento insieme ovviamente alle forze dell'ordine cerca di contrastare questo fenomeno.
e ogni notte, ogni 2 o 3 giorni c'è qualche evento che riusciamo a sventare, quindi secondo me ringraziamo i Bagnini che ci hanno dato fiducia e il comune di Riccione e di Rimini, però è un servizio necessario e abbiamo visto che ci dà anche molta soddisfazione. Operazioni di controllo serali condotti anche dalla polizia locale di Gradare di Gabicemare, che nella serata di mercoledì, insieme all'unità cinofila, hanno fermato un minorenne per possesso di sostanze stupefacenti. Il giovane, che si trovava assieme ad altri ragazzi nell'area sottomonte di Gabicemare, vedendo la squadra mobile dirigersi verso di lui, è iniziato a scappare tentando di disfarsi di un panetto di hashish di poco più di 40 grammi, gettandolo nella sabbia. Sostanza poi rinvenuta grazie all'attenta supervisione di Zico, pastore tedesco della polizia locale di Riccione. Altra notizia di cronaca che però riguarda la città di Pesaro, dove un collezionista di carte Pokémon è stato truffato da un giovane residente del Veneto. La conoscenza tra i due è nata da alcuni annunci sul web per vendere carte da collezione, ai quali il pesarese ha risposto interessato. Una volta effettuato l'acquisto, il ragazzo veneto gli propone successivamente altre carte più rare, per un valore stimato di circa 40.000 euro. I due dopodiché fissano un incontro per lo scambio di materiale e quando si vedono in un centro commerciale in Veneto, il giovane gli strappa la valigetta di mano con i soldi senza consegnare le carte. Il ragazzo è stato immediatamente denunciato e successivamente identificato dalle forze dell'ordine. Ed ora una notizia di curiosità, perché è davvero del curioso e dell'avventuriero il viaggio percorso e intrapreso da due uomini in sella ai loro due muli. Vediamo di che cosa si tratta. Viola e Tigro sono due muli e insieme ai loro due padroni, Giuseppe Rossi di Apecchio e Paolo Maffei di Abbadia di Naro, sono partiti per circa un mese partendo da Cagli fino ad arrivare al confine con la Francia. Un viaggio di quasi 800 km percorsi alla ricerca della tranquillità e dell'avventura. L'idea è nata da Paolo Maffei, che girando da anni sui percorsi dei Sentieri Italia, Nord, Sud, Abruzzo, Molise e su fino alle Cinque Terre fatta anni fa, e andando in un posto da degli amici, ha visto una foto in un rifugio dove i due proprietari del rifugio, padre e figlio, erano andati addirittura in Francia, dalla Betone, da quella zona lì. E lui disse: basta, ci dobbiamo andare anche noi. E mi ha coinvolto in questa avventura. Siamo partiti il 29 di luglio e siamo arrivati sabato notte a Limone, il giorno 21. Dopo sono arrivati degli amici, Carlo Nardi e Matteo Iodio, che con il van e il pick-up sono venuti a prendere a Limone. Ma diciamo che è stata abbastanza dura, perché abbiamo fatto una media di 40 km al giorno, ci alzavamo molto presto, si partiva, si sellava, si partiva e si arrivava sulle tappe successive, diciamo intorno al pomeriggio, dalle 5 alle 6, facciamo 12 ore di media di mulo. E il mulo è molto più forte del cavallo e lo hanno dimostrato in maniera reale, insomma è stata un'esperienza straordinaria soprattutto per gli animali, per noi, ma per gli animali che hanno retto. Dopo noi chiaramente abbiamo cercato di fare delle tappe dove ci siamo anche sacrificati noi, nel senso che abbiamo dormito al bivacco, però abbiamo trovato i maneggi dove non c'era il dormire per noi, ma alla notte mangiavano fieno, avena e il mangiare di giorno avevamo come dicono i militari, la razione K, quella nelle bisacce, un po' di pane, formaggio e qualche salume. E la sera abbiamo trovato a volte rifugi del CAI, quando abbiamo fatto la zona ad esempio della Betone c'erano i rifugi, quelli che tengono aperti, che sono i rifugi degli impianti sciistici. Noi abbiamo fatto il famoso Lagea, la grande escursione appenninica, che poi coincida spesso al Sentiero Italia, che era stato fatto 10 anni fa, anche 15. È tutto il crinale, tutto segnato, sono segnali bianco-rossi che chi fa le escursioni da Pesaro, Fano e viene su da noi conosce, insomma sono tutti segnati e ben visibili.
La sfida futura ora per i due avventurieri è quella di riprovare a percorrere lo stesso tragitto, ma allungandolo di un'altra tappa. Da Limone, punto di destinazione di questo viaggio, stanno progettando di percorrere le Alpi Marittime fino ad arrivare al Sestriere in Piemonte. Un'altra sfida temeraria li aspetta e nonostante l'età dei due, 57 anni l'uno e 64 l'altro, il desiderio di scoprire paesaggi nuovi stando a contatto con la natura non sembra mancare. Il Rossini Opera Festival ha rappresentato la città di Pesaro al Global Forum della rete delle città creative UNESCO a Daegu in Corea del Sud. L'incontro, che si è tenuto il 25 e 26 agosto, si è incentrato sulle tematiche della diversità e dell'inclusività scelte dal forum nell'ambito degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Il responsabile marketing del ROF, Stefano Murciano, è intervenuto nella sessione dedicata al tema rafforzare le comunità, espandere l'inclusività e risolvere i problemi urbani attraverso l'arte e la cultura. Lunedì c'è lo speech cocktail di Pesaro Città dei Giovani 2022. Alle 18.30 al GRA un dialogo sulla modernità insieme al filosofo e saggista Raffaele Alberto Ventura. Classe disagiata, crisi delle competenze politicamente corretto. Questo è il titolo dell'incontro con il filosofo 39enne milanese, dove verranno trattati temi attuali come il cambiamento climatico, scoppio delle guerre e crisi dei commerci globali. Domani invece, sabato 27 agosto 2022, alle ore 21 a Montecchio, in Piazza della Repubblica, scenderanno in pista i ballerini della scuola di ballo Vallefoglia Centrodanze, i quali terranno un'esibizione di danza sportiva. Esibizione che sarà diretta dai maestri di ballo Fiorenzo ed Ana. Domenica 28 agosto, invece, alle ore 18, tutti i genitori sono invitati ad accompagnare i propri figli a Talacchio, nella piazzetta del Circolo, per partecipare ad uno spettacolo di magia presentato da Maga Puzzetta e la sua tata. Magie e bolle giganti per passare un pomeriggio all'aria aperta all'insegna del divertimento. Brodetto Fest spegne le sue prime 20 candeline. La kermesse fanese dedicata alla zuppa di pesce più golosa d'Italia celebra questo importante traguardo con il ritorno al Lido con grandi ospiti come Gianmarco Tognazzi e Alessandro Cecchi Paone. Il servizio è di Simone Celli. Un compleanno a cifra tonda, ma anche un parziale ritorno alle origini. Ecco cosa rappresenta la 20ª edizione di Brodetto Fest, in programma a Fano dal 9 all'11 settembre con un format che ricorda quello pre-Covid. Dopo due anni di manifestazione durante i quali si è potuto degustare la tradizionale zuppa di pesce soltanto nei locali aderenti. Quest'anno ritorneremo a sentire il profumo di questo piatto al Lido di Fano. Tornerà il palco centrale e il brodetto verrà fatto dai pescatori direttamente, perciò non andremo a ostacolare il lavoro dei ristoratori, questo assolutamente, nessuna concorrenza, però almeno una specie di street food o assaggio di brodetto quest'anno sarà al Lido, perciò per tutte anche quelle persone, abbiamo pensato anche a tutte quelle persone che non abitualmente vanno al ristorante, avranno la possibilità di venire al Lido, assistere a dei interessanti talk show, cooking show di grandi chef, oltre a questo avranno la possibilità di tornare ad assaggiare il brodetto fanese fatto dai pescatori e questa secondo me è la cosa più importante. Organizzato da Confesercenti Pesaro Urbino e Comune di Fano, Brodetto Fest alzerà il sipario alle ore 19 di venerdì 9 settembre, poi via con gli incontri, le degustazioni, i cooking show con grandi nomi dello spettacolo come Gianmarco Tognazzi, Alessandro Cecchi Paone, Vinicio Marchioni e l'immancabile Federico 40, ma soprattutto con gli chef che hanno fatto la storia della cucina italiana. Anche quest'anno spazio alla pizza e alla moretta fanese, senza dimenticare i laboratori per bambini di Brodetto & Kids, la Brodetto Cup di Windsurf, le uscite in barca e le escursioni di Brodetto Tour. Il Brodetto è la storia della nostra marineria, tutti sanno che nasce proprio dal risultato del pesce povero che oggi è diventato pesce ricco e prelibato, ma è un evento un po' per tutti i gusti perché si parla di cucina, si parla di zuppe, ma si parla di vino, si parla di iniziative artistiche, musicali. Quindi c'è un po' di tutto ed è quello che mi piace sottolineare però che è una manifestazione che anno dopo anno cresce, che sa mettere tutti insieme e coinvolge la città, coinvolge i ristoratori, insomma coinvolge un indotto che è legato in questo momento.
qualche modo con il mare e soprattutto è raccontare noi stessi, raccontare il nostro rapporto con la nostra tradizione marinara, il nostro rapporto con il mare e con la pesca. Soprattutto l'importanza per noi di destagionalizzare, perché arriva in un momento dove tutti hanno la sensazione che la stagione sia finita, invece la stagione continua con la valorizzazione di alcune caratteristiche importanti, la nostra gastronomia, la nostra marineria e quindi il lavoro fatto dalle nostre genti nel mare. Ecco, quindi il Festival del Brodetto per noi ha questo significato che è molto importante. Tra l'altro abbiamo presentato un progetto molto importante poco tempo fa, quindi la possibilità di un tour guidato e di visita al nostro porto e alle tradizioni marinare. Tra l'altro durante il Festival del Brodetto ci sarà una novità rispetto a questo tour, perché ci sarà un mezzo con dei video che racconteranno questo particolare luogo e questa particolare tradizione della nostra città, e sempre all'interno del Brodetto presenteremo un altro progetto, un altro cluster della nostra città che fanno gastronomica, e sarà una rete dei ristoranti del mare che vogliono valorizzare il pescato dell'Adriatico, le nostre tradizioni, quindi la possibilità di inquadrare dei ristoratori, dei cuochi e le possibilità per i nostri turisti, ma anche per i cittadini della nostra città, di andare in dei locali che insomma avranno un marchio di tutela per le nostre tradizioni. Un giro di boa tutt'altro che simbolico, quello di Brodetto Fest, che consente a Confesercenti di constatare il raggiungimento di alcuni importanti obiettivi. Prima di tutto di allungare la stagione turistica di almeno 15 giorni, almeno fino alla metà di settembre, e l'abbiamo sempre fatto. L'altro è quello di aver portato uno dei piatti che era scomparso dalle nostre tavole, ma rimaneva soltanto sulle tavole dei privati nei giorni di festa. Oggi il Brodetto Fanese lo troviamo su tutti i ristoranti della città nel menù, e questo secondo me è una cosa importante. L'ultimo obiettivo che ci tengo in modo particolare è quello che in questi anni abbiamo superato anche la diffidenza della città nei confronti del piatto, nei confronti di questa promozione. La diffidenza era dovuta al fatto che veniva effettuato nei periodi di fermo pesca, perciò io sono orgoglioso che oggi questo evento sia diventato uno dei primi eventi della città di Fano, e questo è già tanto, ma non solo. Quando andiamo fuori da Fano, andiamo in altre zone in Italia, quando parliamo di Fano, la prima cosa che ci dicono che viene in mente è Brodetto, dopodiché viene Moretta e la terza parola è Bianchello del Metauro. Questo vuol dire che abbiamo lavorato bene in questi 20 anni. Nel 2003 avevamo due tavolate sotto la pioggia al Pincio di Fano, è iniziata la storia di una promozione della città, di una visibilità che si è stata riconosciuta a livello nazionale e internazionale. In occasione della Giornata Mondiale del Cane, oggi vi diamo la notizia della sfilata di cani meticci che è in programma domani sera in Piazza del Popolo, organizzata dal Canile Comunale di Santa Veneranda. Sono 22 anni che ho fatto questo, ho ideato questa sfilata, perché questo è un evento che viene fatto per incentivare le adozioni nei canili, perché comunque hanno bisogno di essere adottati. Per quello che mi riguarda, io chiuderei tutti i canili e non vorrei che la gente andasse a comprare un cane. Quindi ci sono tanti cani che aspettano. Le persone ogni anno, anche già ad aprile, mi chiedono se si farà la sfilata dei cani, perché è un evento molto richiesto. C'è un rapporto particolare fra il proprietario e il cane, e ogni proprietario è, come dire, ogni scarafone è bella mamma sua. Quindi il proprietario è felice di sfilare. Ci sono Miss e Mister Meticcio che rappresentano per l'eccellenza per il 2022 i cani più belli meticci, e poi però ci sono 15 premi speciali che consistono nella simpatia, premi particolari. C'è l'iscrizione, le persone si iscrivono, hanno un numero e quindi in base al numero sfilano. C'è la presentatrice, c'è il DJ con la musica, e poi alla fine, nell'intermezzo, mentre raccolgono i voti per premiare i cani, c'è un intermezzo che quindi ogni anno, un anno c'è stata la finanza che ha fatto vedere i loro cani, ogni anno c'è qualcosa di particolare e di diverso.
Quest'anno cosa c'è di particolare, di diverso? Allora, chi sarà partecipa all'intermezzo? Allora, quest'anno l'intermezzo c'è Happy Dog Park con Moreno Ottaviani, che lui fa l'agility. L'agility non è possibile nella passerella perché i cani non dovrebbero correre in tutta la piazza, però fa una dimostrazione di obedience, quindi fa vedere che anche i cani meticci sono capaci di fare quello che fanno i cani di pura razza. E con questa notizia si conclude qui il nostro TG. Prima di salutarci però vi ricordo gli appuntamenti in serata. Infatti questa sera alle ore 21:20 ci sarà il programma Keramos, documentario a cura del Cineclub Cesare Pandolfi di Pesaro, dove la frequentazione di giovani del corso per ceramisti nelle scuole d'arte è ai minimi storici e Gabriella Pandolfi appunto mette in evidenza il fenomeno di ceramisti affermati che con corsi privati riescono a soddisfare il desiderio di meno giovani che desiderano avvicinarsi a questa forma di arte. E poi vi ricordo come sempre l'appuntamento per domani mattina alle ore 7:20 in diretta con Buongiorno Rossini, la rassegna stampa dei quotidiani della provincia di Pesaro Urbino. E con questo è veramente tutto, io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.